Nella seduta del 2 aprile il Consiglio regionale ha affrontato un ampio dibattito sul ruolo del Senato come Camera di rappresentanza dei territori. Prima della seduta in aula, il difensore civico regionale ha illustrato all'Assemblea la relazione sugli interventi svolti nel 2013. Si è svolta nell'aula del Consiglio regionale del Piemonte la premiazione degli studenti che hanno vinto la 33esima edizione del progetto di storia contemporanea, bandito ogni anno dal Comitato regionale Resistenza e Costituzione. La Biblioteca della Regione ha chiuso il ciclo di conferenze ospitate per la mostra Prima del 3D, piccole carte a sorpresa e libri animati XIX e XX secolo, con gli interventi di titolari di librerie antiquarie ed editori su libri e carte preziose, problemi in andamento del mercato ieri e oggi. Quattro nuovi filmati che raccontano la quotidianità di tempi difficili, con testimonianze di sopravvissuti ai lager e di persone che hanno vissuto in tempi di guerra e di resistenza, sono visibili nella sezione Memoria di crpiemonte.tv, la social TV del Consiglio regionale. Primo viaggio studio di vincitori della 30esima edizione del concorso scolastico Diventiamo cittadini europei. Il gruppo di studenti ha partecipato a Bruxelles, al Parlamento europeo, al gioco di ruolo parlamentarium e ha visitato il Comitato economico e sociale. Concluso il Piemonte Visual Contest, ha preso il via lo spin-off Piemonte Visual Storyton, serie di incontri promossi da CSI e Consiglio regionale con designer, giornalisti, esperti e referenti delle PA per la redazione di racconti da abbinare ad alcune delle infografiche proposte al contest.